Pochi giorni dall'inizio delle lezioni sono saliti nuovamente sul tetto della scuola media Levi di Corigliano Rossano 5 dei 12 operai del verde pubblico che, come l'anno scorso, chiedono una stabilizzazione della loro posizione lavorativa. Sul tetto è salito anche il sindaco della città di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, che li ha rassicurati sulla risoluzione della loro vertenza nel più breve tempo possibile. Sono 3 anni che ci prendono in giro, diciamo, tra virgolette in giro. Stanno dicendo che devono provare il bando di gara. Abbiamo avuto il commissario che si era anche preso lui un buon impegno per fare qualche affidamento oppure preparare un bando di gara. Ma a tutt'oggi ancora, avendo pure un sindaco, niente, non è stato nulla possibile. Perché sembra uguale alle volte precedenti, nel senso che i lavoratori l'anno scorso hanno fatto la stessa manifestazione, avevano promesso che venivano assorbite dall'Enel un numero limitato, così si era anche, aveva dato la disponibilità anche alle colosse, poi non è avvenuto tutto ciò. Ora con la fase, diciamo, della nuova sindacatura del sindaco Stasi, che è sempre stata vicina diciamo, ai problemi di questi lavoratori, abbiamo fatto una serie di incontri precedentemente a questo atto, soltanto che la sorpresa che nel bilancio che ci dovevano essere 310.000 euro hanno trovato soltanto 80.000 euro. Immagino che a un certo punto alcune vicissitudini di bilancio abbiano individuato delle risorse, abbiano individuato in questi capitoli, probabilmente ritenendo che non fosse urgente e prioritario ricostruire questo servizio. In ogni caso stiamo facendo una ricognizione. Vediamo, insomma, penso che ci sia la possibilità in ogni caso di poter ricostruire il servizio, anche perché comunque il bilancio è un bilancio triennale, per cui comunque ci sono i fondi per l'anno prossimo che erano stati stanziati, e quindi attraverso questo si può sicuramente trovare una soluzione. Quello a cui penso si debba e si possa come dire, arrivare in breve tempo è quello che avevo dato mandato agli uffici.